Nel 2050, no? Secondo tutte le stime, lo dicono da tutte le parti, saremo quasi 9 9,7 miliardi, miliardi sì. di persone su questo pianeta. Che ruolo avrà l'agricoltura? Come si dovrà evolvere per soddisfare queste esigenze alimentari che ci saranno? Sicuramente la sfida appunto della crescita della popolazione e come l'agricoltura potrà accompagnare questa crescita, se mi permettete possiamo riassumerla in un motto che poi noi usiamo in molte sedi, in molte occasioni, che è dobbiamo fare di più con meno. Fare di più con meno vuol dire che l'agricoltura dovrà svilupparsi in maniera molto più efficace, efficiente, dovrà, a mio modesto parere, probabilmente anche diversificarsi maggiormente a livello globale, probabilmente regioni come può essere la stessa Europa o il Nord America, secondo me andranno su un'agricoltura molto più di qualità e meno di quantità, e probabilmente il ruolo delle economie in via di sviluppo, e ci metto in questo caso anche il Brasile, che è uno dei paesi più importanti, probabilmente saranno le aree dove invece ci sarà molta più quantità. Le macchine, no? Come saranno le macchine del futuro o quelle che stiamo studiando adesso nei Studiando, laboratori? mentre fino a qualche anno fa innovazione si parlava soprattutto innovazione a livello di quello che noi le chiamiamo la driveline, che praticamente è il motore e la trasmissione, e quindi gli sviluppi di cambi variabili piuttosto che power shift, dual clutch, come quello che stiamo lanciando noi, tutto il discorso legato ai motori, alle emissioni, quindi diciamo comfort da una parte, ma anche regolamentazione e safety dall'altra. Chiaro che l'industria adesso sempre più posiziona parte della ricerca e sviluppo, quindi le spese di R&D su quello che è la tecnologia applicata al precision farming. È vero che state testando negli Stati Uniti una macchina completamente elettrica? E con No, l'elettrico allora noi invece quello che stiamo testando negli Stati Uniti, come New Holland, stiamo testando un'applicazione a guida autonoma, completamente autonoma, sul campo degli specializzati. Noi quello che stiamo facendo adesso negli Stati Uniti è questo discorso di guida autonoma legata appunto al campo della vigna, insomma, così. Quello che stiamo facendo su questo settore qui è la guida autonoma e l'applicazione elettrica di quello che sono gli implements. corsa alla creazione delle full line, no? Sembra essere l'obiettivo adesso di tutti i grandi player mondiali. È un fenomeno però che comporta dei passaggi di proprietà di aziende, chiaramente, perché ci sono queste acquisizioni e ci sono grandi investimenti però dietro le spalle di chi sulle spalle di chi acquista per la riorganizzazione degli stabilimenti produttivi, dei listini di prodotto, delle reti di vendita. Cioè, come si affrontano questi cambiamenti e come si sostengono questi costi? Il business agricolo, della meccanizzazione agricola, è un business che oggi è ancora legato, in senso macro, poi ci sono sempre le eccezioni, a una fidelizzazione ancora del cliente sul brand. Questo sicuramente provocherà, ma un trend che già stiamo vedendo, una trasformazione anche dal punto di vista della rete distributiva. Mancherebbe ancora qualcosa sulla parte della protezione delle colture, giusto? Sì. E adesso vi faccio una domanda un po'. State valutando Trabocchetto. ovviamente l'acquisizione di qualcuno. Può darsi. Poi uno sguardo anche alla New Holland attiva nel digital farming, no? E avete annunciato una collaborazione con Microsoft. Come sta andando questo progetto che avete lanciato, diceva Gian Antonio, questa mattina a febbraio di quest'anno, mi pare, con Azure? Il discorso di Microsoft è un discorso legato a come sviluppare appunto il business in generale appunto del precision farming, e non siamo solo noi, vedo anche i nostri concorrenti. Alla fine penso che tutti noi ci siamo resi conto che probabilmente per questa tipologia di prodotti, visto la velocità con cui vengono lanciati, ma non solo la velocità con cui diventa vecchio un prodotto, eccetera, così,
lo sviluppo interno oggettivamente non ti dà payback, ma non ti dà payback non tanto economico, neanche come ritorno, perché tu oggi ti fai uno sviluppo interno, quando lanci il mercato, anche fra un anno o due anni, ti accorgi così. Quindi noi siamo andati, più o meno sta facendo tutti, su questa tipologia invece, su partnership. Ecco, questa è un'area, non escludo che un domani non ci possa essere un'acquisizione, perché chiaramente ti devi legare a chi fa di questo business il suo business quotidiano, e sono molto più avanzati e sono in grado di darci delle soluzioni in tempi molto più brevi. Ah, invece vorrei chiedere questo, una revisione da fare? Sì. I farmer sono uguali in tutto il mondo o sì. non ci sono differenze nella scelta di investire? La cosa bella di questo business è che i farmer sono uguali in tutto il mondo. Cioè tu vai in Patagonia, vai in Matto Grosso, vai nel Camargo, piuttosto che vai nelle Island, alla fine il farmer è molto, adesso non è che però è molto simile. Una cosa che ci serve anche a noi è le colture emergenti in Europa, o comunque sulle quali bisognerà puntare per un business, per avere redditività nel futuro. Voi costruite le macchine, però ovviamente le costruite in funzione anche della raccolta dei prodotti e queste cose. Ma noi abbiamo tantissima soddisfazione nel vigneto e così, ma anche sull'olivo. E se non avesse fatto il manager in New Orleans, cosa avrebbe voluto fare? Il professore di storia. Professore di storia? Sì.